a te, io vengo sempre con la stessa parola, questa parola è una parola importante, tu la devi imparare questa parola, chiedi a qualche pastore, prendi un libro, shalom, cosa vuol dire? Una parola usata da Gesù e quando Gesù manda qualcuno, ti voglio ricordare quando mandò i discepoli, Andarono e fecero proprio come gli aveva detto lui, cosa successe? Che quando tornarono, raccontavano cosa era successo e Gesù diceva: Io vedevo le potenze dell'inferno crollare, smantellate. Dietro a una parola che viene da parte del Signore c'è dietro un potere straordinario. Io quando ti dico pace, ti voglio dire. La pace che viene da Gesù, quella che è da Lui, che vuole donare, che vuole dare, che se tu la ricevi sprofonda nel tuo cuore, sprofonda nella tua vita, si allarga nella tua casa, ti ne riempie da tutte le parti, la avverti perché lo Spirito Santo la sa allargare in un modo speciale. Ed è importante questo, perché quando la pace di Dio entra in un cuore porta le persone a cambiare vita necessariamente, perché una volta che non ti cambi poi e ti modelli per mantenere quella pace, perdi l'equilibrio, la vita non ti dice più niente, perché hai voglia solo di avere la pace che viene dal Signore. E attraverso l'alimentazione della comunione con Lui, la lettura della sua parola, la comunione con Lui, disciplinare la nostra mente, il nostro cuore in quelle direttive, cioè uno stile di vita diverso che dobbiamo intraprendere perché dobbiamo curare quella parte che poi, quella parte è quella che produce la fede, che è una pianta molto delicata che va curata e nessuno la può curare meglio di te e di me per la mia vita. Questo giorno voglio leggerti, sono venuto... Per leggerti qualcosa nella parola del Signore che mi ha molto parlato questa mattina, Ed era, si trova in Secondo Cronache, capitolo 32, dove c'era qualcuno che aveva delle difficoltà. Questo qualcuno era il re Ezechia. Cosa stava succedendo a questo re? C'era l'invasione degli assiri. E dato che era più piccolo, la paura era grande, il timore non sapeva da che parte prendere. Però in sé cominciò a sorgere dentro di sé una parola nuova. Si trova nel verso 5 del capitolo 32, che te lo voglio leggere. Capitolo 32. Di secondo Cronache, verso 5, Ezechia prese animo, ricostruì tutte le mura dove erano rotte, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori, fortificò millo nella città di Davide e fece gran quantità di armi e di scudi. Diede dei capi militari al popolo, li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo, diciamo che fino a qui, egli aveva fatto tutto ciò che era in suo potere. Che vuol dire questo? È un insegnamento profondo, bellissimo. C'è un ammalato in casa, noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Bisogna portarlo in un altro ospedale, andiamo c'è una necessità, muoviamoci, cerchiamo di fare il meglio, c'è gente che dice aiutati che Dio ti aiuta, così dice Dio, Dio non l'ha detto a nessuna parte questa cosa, però si dice, non è dannosa ma non l'ha detto Dio, invece quello che troviamo è che gli uomini e le donne di Dio hanno cercato di fare sempre la loro parte perché molte volte Dio si muove insieme con te, secondo le tue necessità. Quando arriviamo al verso 7, che ha fatto quello che doveva fare, c'era un'altra cosa che aveva bisogno di fare. E dice così, verso 7 dello stesso capitolo. Siate forti e fatevi animo, non temete e non vi sgom sgomentate a motivo del re di Assiria. E della gran gente che l'accompagna, già che con noi è uno più grande di ciò che è con lui. Con lui è un braccio di carne, con noi è l'Eterno, il nostro Dio, per aiutarci a combattere le nostre battaglie. Vedete, quando noi guardiamo queste persone di fede, sono uomini di fede. Qui sono gli esempi pratici. Davide, un uomo di fede, un giovane di fede, quando doveva andare incontro a Goliath, provò l'armatura del re, provò il meglio che poteva e non trascurò di prendere le pietre. Cinque pietre. E li mise nel tascapane lui aveva fatto ciò che poteva ma per andare avanti aveva bisogno dell'iddio di Israele dell'iddio onnipotente vedi questi sono esempi pratici un ragazzino, un re ma sono uomini di fede che in pratica ci sono di aiuto, come dire hai fatto tutto quello che è in tuo potere di fare per risolvere il problema che tu hai. Ce l'hai messa tutta, sapendo che, in parole diverse, dobbiamo fare come se dovessimo fare tutto noi. E poi dobbiamo pensare e credere che deve fare tutto Dio. Quando noi siamo arrivati dove non possiamo più, deve fare Dio. Noi ci dobbiamo coordinare in questo e così troviamo che cosa? Acquistò fiducia, andò avanti. Ma ti voglio dire ancora un'altra cosa: non si fermò di, fe di fare una cosa che tutti possiamo fare. Guardiamolo insieme, nel lo stesso capitolo, nel capitolo 32, nel verso 20 perché era arrivata a buon punto, ma molte volte per sostenere certe battaglie bisogna continuare. Vi ricordate quando Mosè combatteva e aveva compreso che mentre teneva le mani alzate il popolo avanzava? Lui restava così, ad un tratto non ce la faceva più, Ur e l'altro Caleb gli sostenevano le braccia, perché sapevano, avevano individuato che bisognava fare in quel modo e continuavano così. Questo uomo, questo re, non si ferma, vuole la vittoria completa. Noi quando camminiamo con il Signore in fede dobbiamo perseverare fino in fondo, dobbiamo vedere la vittoria, una malattia, pregare costantemente, un dolore sul braccio. Lo presentiamo al Signore, costantemente nel nome di Gesù Cristo. Questo dolore deve uscire, tu devi uscire da questo, nel nome di Gesù Cristo. Gesù, guariscimi questo braccio, Signore. Continuare. E guardate cosa fece questo. Mi piace la parola del Signore perché è semplice, è semplice proprio. Nel verso 20, che cosa dice? Allora il re Ezechia. Mm. E il profeta Isaia, vedete, si associò con un altro. Era re, era potente, era tutto, ma c'era chi aveva anche un altro ministero. Ti voglio ricordare ancora un'altra volta che quando due si mettono insieme Dio risponde, perché Dio lo dice nella sua parola. Lui quando dice una cosa è come quando gli uomini di una volta adesso si danno la mano ma non vale niente, adesso scriviamo contratti ma poi non si capiscono, si interpretano sempre diversi. Una volta si faceva diverso. Si davano la mano. Vai avanti, non ti preoccupare. Erano come Muzio scevola. La mano ha sbagliato, la mano paga, però bisognava mantenere la parola. Noi dobbiamo restare saldi nelle vie del Signore. Allora Re Zechia e il profeta Isaia, figliuolo di Amos, pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido. Oggi dobbiamo fare una cosa importante. Oggi non preghiamo generalizzando. Molti credenti pregano così. Signore, benedici tutto il mondo. E si ferma lì. Alla fine, seppure il Signore lo benedice, non sanno niente. C'è un altro sistema. Che quando tu metti sotto tiro qualcosa che devi presentare al Signore, devi andare costantemente per quella cosa le altre cose passano in seconda fila oggi devi fare una cosa insieme con me prendi quella necessità che è la prima io ti voglio aiutare a pregare io ti voglio aiutare perché tu possa vedere la risposta di Dio io ti voglio, voglio pregare con te guarda cosa hanno fatto questo signore ma grazie egli semplifica le cose verso 21 loro fecero così e l'Eterno, verso 21, mandò un angelo che sterminò nel campo del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi ed i capi. E il re se ne tornò svergognato al suo paese. E come fu entrato nella casa del suo Dio, che poi questi dei se hai più dei del Dio d'Israele, toglieli di mezzo. Toglili, mettiti a, lo, a cercare solo Dio, fai come Naaman, che si portò perfino un po' di terreno per poter adorare Dio, un po' di terreno dalla Terra Santa, perché il suo terreno si sentiva come se fosse stato contaminato per adorare Dio. E il re se ne tornò svergognato al suo paese. E come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figliuoli lo uccisero, qui di spada come dire non serve a niente vedete le difficoltà le forze le potenze che vogliono ostacolare l'opera di dio per mezzo della fede e della preghiera si possono vincere ti voglio dare un altro esempio benedetto sia il Signore in Esodo 17 qui è Mosè che conduceva 3 milioni di persone, immaginate 3 milioni di persone senza acqua. Noi pure una famiglia di 5 persone, se manca l'acqua andiamo tutti in tilt. Basta il rubinetto, basta qualcun tubo che si rompe, già siamo fuori di noi, già non possiamo più parlare. Vedete qua, il popolo che diceva, capitolo 17 dell'Esodo, dal verso 2. Esodo capitolo 17, dal verso 2. Che diceva il popolo? Dateci dell'acqua da bere. È, è, è facile dire, molte volte noi diciamo le cose, poi per farle ti voglio. Dal dire al fare c'è di mezzo il mare, molte volte c'è un mare che si vede dall'altra parte, ma altre volte c'è un oceano. Qui c'era un oceano. Ma nel verso 4 che cosa troviamo? E Mosè gridò all'Eterno dicendo, che farò io per questo popolo? Due cose negative c'erano. Uno che lui l'acqua non gliela poteva dare e l'altro dice, non andrà molto che mi lapiderà. Cioè abbiamo chiuso i battenti. Questi tre milioni di persone vanno allo sbando. Tu mi hai detto di portarli fino qui, adesso finito tutto questa è preghiera fatta in un modo diverso verso 5 Dio risponde perciò noi possiamo andare a lui perché Dio risponde l'Eterno disse a Mosè passa oltre in fronte al popolo e prendi teco degli anziani di Israele piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e vai ecco io starò là dinanzi a te sulla roccia in Oreb tu percoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose nome a quel luogo Massa e Beribba, a motivo della contesa dei figlioli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno, dicendo l'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no. Qui sapete cosa doveva fare il popolo? Doveva andare da Mosè, ma doveva dire Mosè, visto che abbiamo un Dio tanto grande, andiamo a Lui. Dai, preghiamo insieme. Ci ha portato fino a qui, non ci può lasciare per strada. Ci voleva un popolo così. Il Signore ci deve aiutare. Un popolo che si lamentava con Mosè, ma si era dimenticato di Dio. Non ci lamentiamo con quelli intorno a noi, andiamo al Signore. Abbiamo rivisto un'altra cosa importante, quella che quando andiamo al Signore, Egli risponde. Allora lì c'era bisogno di avere una vittoria. Questo Ezechiele che era un re che temeva Dio, che aveva fatto delle cose buone per il Signore, poi il Signore gli prolungò anche 15 anni di vita attraverso la preghiera, Dio è grande, Dio dimostra che egli risponde. Qui abbiamo visto Mosè che si trova con una, con una situazione talmente difficile, e non, sicuramente non era solo l'acqua. Però Dio gli aveva provveduto tutto a quel popolo, quel popolo che non si cambiava le scarpe e così via: le scarpe crescevano insieme con i bambini. <ride> Benedetto Dio, non gli, non gli mancava niente. Dio era potente, però il popolo si dimenticava, voleva sempre da un altro, da Mosè: no, noi dobbiamo fare come hanno fatto quelli singoli. La cosa bella è che io e te siamo delle persone singole. Che decide, decide un altro, decidiamo noi che vogliamo fare. Giosuè ci dà un grande insegnamento, quando ha visto il popolo che sbandava, un poco come la Chiesa attuale in questo tempo, che ognuno cerca la sua strada. Giosuè ha detto: Fermatevi, parliamo, scegliete oggi, scegliamo oggi. Però la decisione sua l'aveva già presa. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo l'Eterno. Quanto a noi che siamo insieme oggi, che Dio ci dà l'occasione, di fronte alla sua parola, vogliamo dire Signore quanto a me, io voglio fare come hanno fatto coloro che hanno ricevuto risposte potenti, perché so che ho bisogno di te in questo giorno e io voglio venire a te. Allora, mettiti in mente quello che tu vuoi chiedere al Signore. Qualche volta, sai cosa dico, perciò mi viene da sorridere, che certe volte noi siamo in una posizione che se passa Gesù vicino a noi e ci dice che vuoi, non sappiamo neppure che cosa rispondere. O gli diciamo una cosa stupida, perché non abbiamo riflessione. Siamo così presi da alcune cose. Invece no, andiamo al Signore, ma andiamo... Il Re sapeva quello che aveva bisogno. Il re si muoveva e aveva un bisogno particolare. Sapeva che doveva chiamare anche un altro e oggi il Signore ti ha messo insieme con me. Qui il popolo sapeva quello che voleva, ma Mosè anche sapeva quello che voleva e Dio diede la risposta. Allora, avvolgi la, i tuoi pensieri, non li tenere così disseminati senza sapere cosa hai bisogno. Il bisogno che tu hai, quello vero, quello sincero, quello che ti può essere di aiuto, quello che vogliamo chiedere al Signore. Io voglio pregare insieme con te perché so, so, so che l'Iddio che ha lasciato questa, questo libro, l'Idio che ha scritto, ha permesso che siano scritti questi principi, è l'Iddio che funziona. E lì Dio che funziona, mi ricordo se o sette mesi fa da Padova mi telefonò un Signore, c'è mia moglie che sta troppo male, se per piacere pregate, ho detto stasera preghiamo, il giorno dopo mi ha chiamato, mi ha detto ho chiamato per ringraziarvi perché ho visto che queste cose meridionali funzionano, non sono le cose meridionali, è il potere divino. Che Dio, quando dà una parola, egli la mantiene, e quando ci troviamo nel bisogno e andiamo a Lui, non c'è un altro come Lui. Vogliamo andare insieme al Signore. Se tu hai qualche dolore, qualche, qualche male, qualche necessità, guarda nella parola del Signore e dalle testimonianze che noi abbiamo. Ce ne ha pieno la mente, il cuore, abbiamo delle librerie che non finiscono mai di testimonianze delle cose che Egli ha fatto, che Egli continua a fare, perché Egli è il Dio Onnipotente. Qualsiasi cosa è, non la voglio sapere. Portiamogliela al Signore. Voglio pregare insieme con te. Sì, l'ho detto prima, mi ripeto, sai perché mi ripeto? In modo che tu... Sai adesso davanti a chi andiamo, in modo che tu prendi coscienza davanti a chi andiamo. Noi andiamo davanti a colui che tutto è possibile, a chi crede. Noi andiamo davanti a colui che nessuna cosa è impossibile. Colui che tutto può. Perciò possiamo andare. In fede davanti a Lui. Dammi la mano come se questa fosse la tua mano. E prega insieme con me davanti al Signore. O oh Spirito Santo di Dio, avvolgi la mente e il cuore di questo fratello, di questa sorella. E fa che lo Spirito Santo sprofondi nella sua vita, che ci sia una copertura potente dalla tua divina presenza, per essere di aiuto in qualsiasi situazione si trova. Se ha peccato e ha bisogno di perdono, perdonalo, Signore. Perdonala, Signore. Se ha delle necessità finanziarie o diverse, Signore, provvedi. Se ha delle necessità, di malattie, di infermità, Spirito Santo di Dio, nulla è nascosto alla tua presenza. Noi ci rivolgiamo a te, come fece Mosè, gridò a te. Signore, il grido del nostro cuore è più forte del grido della nostra bocca, perché tu conosci il bisogno di colei, di colui che in questo momento hai messo insieme con me per. Esporre la sua necessità. Per amore di Gesù Cristo te lo chiediamo. Signore, il Re sapeva di avere bisogno, dopo aver fatto tutto e aver predisposto anche delle parole di fede per coloro che gli stavano intorno, ciò non bastava e gli venne a te insieme con un tuo servo. Signore, io sono un tuo servo. Insieme con questa sorella, con questo fratello, presentiamo il suo caso. Tu devi operare, te lo chiediamo, per la gloria di Gesù Cristo, il tuo Figlio. Perché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E si manifesta in profondità nella nostra vita attraverso la presenza dello Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, che è Dio. Signore, ti vogliamo ringraziare perché sappiamo che tu non sei cambiato. Sì, noi siamo venuti perché la tua parola ci ha fatto vedere delle scene di persone che avevano bisogno e tu hai dato la risposta, ma questo serve per portare noi nella tua presenza, per dire che in te possiamo continuare il cammino, fiduciosi, perché tu sei Dio, sei il nostro Dio. Ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo benedire nel nome potente di Gesù Cristo. Continua l'opera tua, Signore, per amore del tuo nome. Sì, non guardare le nostre miserie, il nostro via vai, la nostra mente che vacilla, il nostro modo di camminare che non si capisce a volte in che direzione andiamo. Abbassati su ognuno di noi per la tua grande misericordia, perché tu sei il Dio misericordioso ed opera per i meriti di Gesù Cristo, il tuo figlio benedetto. Insieme, Signore, ti vogliamo ringraziare perché quando affidiamo le cose nelle tue mani, tu li porti a destinazione e insieme ti ringraziamo. Amen. Amen. Ti voglio dare un consiglio utile. Quando ti ritorna nella mente da questo momento in poi, questa preoccupazione o questa cosa che tu hai affidato al Signore ci saranno dei momenti di combattimento dentro di te. Tu devi rispondere fermamente, io questo problema l'ho messo nelle mani di colui che lo può risolvere. Io non ce l'ho più questo problema, l'ho messo nelle mani di Dio. Quelli Dio che abbiamo letto, che ha fatto uscire l'acqua dalla roccia, che ha mandato un angelo per vincere una guerra, Signore tu sei grande, lodalo, benedicilo e ringrazialo e porta a destinazione quello che tu hai presentato al Signore in fede, in fede, non te lo voglio rileggere cosa ha fatto Ezechia, Ezechia ha, si è incoraggiato dicendo che quello aveva un braccio di carne, noi abbiamo un Dio onnipotente, tu hai un Dio onnipotente, puoi contare su di lui. È lui che ti ha creato ed è lui che ti vuole portare a destinazione. Dio ti benedica e ci benedica insieme. A Dio piacendo ci vediamo stasera alle 20.30 per il culto di adorazione. Come ho detto ieri, parleremo almeno delle cinque caratteristiche che sono visibili nella vita di chi è ripieno dello Spirito Santo. Dio ti benedica, continua a pregare per noi, sostienici nella preghiera. E Dio ti benedica. Pace a te. Ci vediamo questa sera.